Noi vogliamo affrontarlo in maniera un po' particolare, perché insomma si parla tanto di femminicidio, di violenza sulla donna, abbiamo una visione un po' particolare che riguarda proprio il senso della violenza, che cos'è la violenza, e soprattutto, visto che la particolarità della violenza sulla donna si svolge soprattutto, come dicono le statistiche, nell'ambito del rapporto affettivo, rapporto di coppia. Questa è la particolarità. Ma tu in piedi stai? No, adesso... Ora, visto che appunto non si tiene conto di questa particolarità, del fatto che la violenza sulla donna, oltre il 90%, percentuali veramente enormi, viene svolta nell'ambito del rapporto di coppia, cioè nell'ambito del rapporto che la donna si sceglie. Quindi da parte la violenza è fatta dal partner, insomma, fidanzato, marito. Questa particolarità non è di poco conto, secondo noi, perché spiega, se vogliamo approfondire i motivi, no? E non solo rimanere all'apparenza, quello spiega che non può essere una questione di genere, cioè non può esistere la violenza di genere, cioè perché l'uomo è per definizione contro la donna, per un senso di possesso, per delle motivazioni che sono veramente quelle che sono veramente sono molto superficiali, non approfondiscono proprio la questione. Siamo partiti, abbiamo fatto riferimento al problema dell'infibulazione, che è una violenza esercitata sulla donna tradizionalmente, diciamo, no? Cioè è un fenomeno, è una pratica che vede molte religioni, non è di religione, perché vede molte religioni coinvolte in questa pratica. L'unica particolarità è che in realtà l'infibulazione è una pratica che è stata mantenuta in vita, trasmessa dalle donne stesse dell'ambito familiare della donna. Infatti abbiamo delle testimonianze che io vorrei far vedere, un po' cruente forse, però insomma c'è un film denuncia del problema che riguarda, ricostruisce la vita di una modella somala che, una volta che è diventata famosa, ha deciso di usare la sua visibilità per denunciare il problema, e ha, attraverso questo film, ha ricostruito tutte le fasi della sua infanzia e quindi poi della sua vita, e appunto uno spezzone di questo film che a me mi è piaciuto, diciamo, farvi vedere, non piaciuto perché, come dicevo, sono immagini cruente, ma che sono secondo me significative, fanno vedere proprio come nella pratica quotidiana ancora di oggi, perché ci sono ancora 200 milioni di bambine che subiscono questa violenza, questa appunto si è esercitata, ripeto, dalle donne della famiglia, dalle donne anziane. Allora, un'altra testimonianza che però non ho potuto riportare per una questione di tecnica era un'intervista che è stata fatta ad un'altra, una scrittrice che è italo-africana, che ha spiegato come nella sua famiglia tutte le bambine, le cugine sono state infibulate, e lei si è salvata da questa pratica, sebbene fosse da bambina nel villaggio, insomma, dove appunto venivano praticate queste pratiche, però perché la madre, che era poi emigrata in Europa, evidentemente si era resa conto della crudeltà, no, di questa pratica, e aveva vietato alle altre donne della famiglia di praticare questa cosa sulla figlia, l'ultima figlia. Le altre avevano subito tutte quante questa violenza, le cugine, per tutte le ragazze della famiglia. Cioè, sono semplicemente con questo modo questa scrittrice, che poi appunto si è trasferita in Italia e è diventata, acquisito anche la cittadinanza italiana, e appunto ha testimoniato appunto che evidentemente basta una autoresponsabilizzazione, diciamo, della donna, no? forse per evitare, diciamo, alcune queste pratiche, soprattutto per il fatto che poi appunto, diciamo, si dice che la responsabilità è solo dell'uomo, in realtà non si tiene conto come in ogni civiltà e in ogni epoca la figura della madre, la donna, quindi madre, nella famiglia sia fondamentale nell'educazione delle figlie e dei figli, e quindi nella trasmissione sia alle figlie
nel senso di dignità anche della vita, anche della, delle modalità, no? di passaggio dalla giovinezza, dall'adolescenza magari alla femminilità piena, diciamo, e sia i figli probabilmente, no? Anche i figli sicuramente sino ad una certa età subiscono l'influenza e hanno, diciamo, una... Mi sto allargando troppo, perché poi sicuramente queste cose ce le spiega, anche perché la questione comunque è vasta, era solo per introdurre come volevamo, come vedevamo, insomma, la questione, far vedere questo spezzone, e poi cominciamo con l'intervento di Sergio Martella, che è uno psicoterapeuta che si occupa molto di queste questioni, e poi niente, scusate che abbasso il volume, abbiamo lasciato pure il cellulare, e quindi niente. Abbiamo una difficoltà a parlare di cose in un certo ordine, perché siamo invasi in realtà da una quantità enorme di informazioni su queste tematiche, perché sono praticamente oggetto di una campagna mediatica costante sui media, sui giornali, sulle televisioni, un po' dappertutto, anche nelle scuole, insieme ad altre tematiche come quelle del bullismo, quelle appunto del femminicidio, come tante altre situazioni del gender. Tutte tematiche che chiaramente, osservate bene, si tratta, vengono presentate come se fossero delle tematiche di grande attualità che partono dal basso. In realtà sono ben organizzate, perché hanno una caratteristica di sinergia, organizzazione sincronica, che parte dall'alto e vengono presentate come se fossero idee movimentiste quasi spontanee, quando in realtà, per esempio, è molto evidente nel bullismo. Bullismo è un termine ridicolo, perché tende a dare un giudizio di merito riguardo uno dei fenomeni più classici della scuola, che intercetta il disagio dei ragazzi, dei giovani. Ora, intercettare il disagio e il malessere dei bambini nella scuola è stato la terminologia giusta, corretta per tanto tempo. Adesso si parla di bullismo, ma bullismo è un giudizio che viene dato. Cioè, il bambino è cattivo, questo è l'implicito. Il bambino è cattivo. Siamo impazziti. Quindi, oppure semplicemente c'è una, nel titolo stesso si dà una caratterizzazione ideologica già preordinata. Ritalin è la soluzione, cioè individualizzazione dei problemi e non deviazione da una abitudine analitica, culturale, di comprensione come fenomeno di massa del fatto che i bambini sono a fondo il sintomo della società, degli errori che magari il potere stesso fa. No? Allora, questo ho fatto un esempio, ma quello che stava cercando di dire l'amica Lucrezia è proprio che queste tematiche che noi chiamiamo le narrazioni mediatiche, che vengono poste come spazi che occupano l'immaginario culturale, e lo risolvono, perché non danno spazio a nessun'altra interpretazione e non danno spazio a nessuna forma di analisi che non sia stata già preordinata, masticata e digerita e messa lì già pronta come un omogenizzato pronto ad essere usato a livello di massa. Noi, non solo noi, tanta gente, per fortuna sulla rete in qualche modo, bypassando le fake news messe lì apposta, cerca di dare degli stimoli, delle situazioni di riflessione un po' più, diciamo, no? Approfondita, ma sulla base di quello che è anche una tradizione della cultura, in realtà, che è stata messa da parte, è stata messa in minoranza. E quindi così cerchiamo di fare un po' insieme a voi, insieme a tutti quanti, anche se in maniera, diciamo, di stimolo, poi ognuno ha le sue idee, ognuno può sviluppare i suoi punti di vista, però fondamentalmente è interessante avere anche punti di vista un po' più come dire, approfonditi rispetto alla narrazione preconfezionata che viene offerta. Allora, c'è questo siamo coordinati, noi siamo coordinati. E stai anche... Allora, vediamo un po'... Sì, e fai il mal così. Sì, non so se l'audio... Forse io l'avevo ripreso da un momento prima, però... Ah no, va bene, sì. L'audio non lo sento. Sì, sì. Ah, ok. Fai il interno. Però purtroppo una realtà. Oh,
Sono una di 12 figli. Mia madre dovette tornare dagli altri. La mia ferita si infettò e mi venne la febbre alta. Il clitoride eliminato. E le grandi e le piccole labbra della vulva tagliate via. La ferita venne cucita. E dove un tempo c'erano i genitali, ora ci sono soltanto cicatrici. La Midgan lasciò un buco come la testa di un fiammifero. Una volta tornai a quella roccia. Non c'era più niente. Gli avvoltoi avevano mangiato tutto. Va bene, forse mi spiace, le immagini sono molto pesanti, ma il film vale la pena vederlo per intero. Ovviamente questa è l'immagine più significativa, si chiama Fiore del deserto e la ragazza è Vairis Dire, che in effetti è una modella che appunto che ha sfruttato la sua popolarità per denunciare questa cosa, quindi capisco che sia una cosa non bella da vedere, però purtroppo secondo me bisogna pure affrontare queste immagini, perché ancora 200 milioni di 200 milioni di bambine subiscono questa pratica. La questione è che, diciamo, che vogliamo affrontare che cosa le donne possono fare per le donne, per le figlie e quindi poi per il bene di tutta l'intera società. Cioè l'emancipazione parte da che cosa? Dalla denuncia dell'altro sesso e della una contrapposizione di genere che non ha niente, nessun riscontro nella natura poi, no? Delle cose, perché non è così, oppure il problema è un altro problema. Quindi per questo la richiesta domanda è una contrapposizione, un conflitto di genere o di generazione? E questo cerchiamo di rispondere poi chiaramente anche con la vostra partecipazione. Allora, la questione comunque dell'infibulazione ci ricorda anche altre pratiche che si operano su che cosa? Sulle bambine, cioè sui figli. Cioè, i figli evidentemente sono un investimento dal punto di vista, diciamo, del... Però per favore fammi accompagnare. Mettiti lì così sì, sei a contatto okay. Con la... sei più vicino allora. Sì, sì. Evidentemente l'investimento sui figli già, qua non stiamo parlando di donne adulte che hanno già magari un problema di marito violento, cose di questo tipo, qui è proprio, è chiara, mi pare abbastanza evidente l'intenzione di rimarcare, di fare un imprinting e di avere un approccio di carattere, diciamo formativo, diremmo formativo, però in realtà è proprio di condizionamento. Allora, la prima differenza da introdurre è quella fra rito di passaggio e invece questi riti che sono di altra natura in realtà, perché i riti di passaggio sono quei riti di iniziazione che segnano i passaggi dalle varie fasi della vita. Per esempio, più noti sono quelli in Africa dove i ragazzi vengono lasciati nella giungla a imparare a cavarsela da soli, ma sono anche, non so, quelli certi riti che segnano per esempio il menarca nelle giovani fanciulle, oppure ci sono, ma probabilmente anche gli stessi sposalizio, situazioni, sono ritualità che vengono così a dare sul piano della società, al di fuori della stretta cerchia familiare, l'annuncio che qualcosa sta cambiando nella vita della singola persona, quindi la pubertà, se non appunto la sessualità, il fatto che è diventato adulto, che si assume delle responsabilità. Ci sono anche quelli laici, come il fatto che a 18 anni si diventa maggiorenni e quindi responsabili delle proprie azioni, eccetera. Vabbè, quindi diciamo che l'intenzione del rito di passaggio, da sempre anche quelli tribali, è positiva, ha una connotazione positiva che è quella dello sviluppo del cambio di generazione, fondamentalmente favorisce il nuovo sorgere.
Il problema è che noi, venendo dalla notte dei tempi, abbiamo anche delle ritualità che probabilmente segnano situazioni legate anche a una componente buia, in qualche modo sotterranea, i riferimenti sono ai riti sanguinari delle Bacchanti o delle antiche situazioni tribali, ma basta vedere per esempio un rimando così l'immagine di King Kong, no? Che questi sacrifici umani venivano, oppure nelle popolazioni azzeche, o semplicemente le dimensioni legate al fatto di mettere in scena la morte anche negli anfiteatri, nei circhi, al Colosseo, robe varie. Ci sono delle situazioni motivate dalla paura, motivate dal possesso, motivate dal fatto di fermare il tempo attraverso una dimensione di istituzionalizzazione della unità di definizione del tempo, che è la famiglia. Cioè la famiglia e il tempo definisce come il luogo dove si generano le nuove forme di vita, dove si sviluppa la componente della nuova identità, poi dopo all'improvviso si blocca e si cerca di lasciare il cerchio sempre chiuso in se stesso, negando il tempo, si nega il tempo quando si introduce il concetto di infinito e di eternità, no? In genere le religioni hanno il concetto di assoluto contro i relativismi e di identità. Noi conosciamo dal punto di vista antropologico, psicanalitico, psicologico, sociologico, questa concezione con il nome di uroboro. L'uroboro è il cerchio, cioè il cerchio chiuso, il serpente che si mangia la coda. C'è una dimensione che nega il divenire e che vuole ripetersi sempre uguale a se stessa. In altri termini Freud la definirebbe incesto. Rimanere nel cesto, se vogliamo fare l'aspetto lacaniano dei giochi di associazioni libere. Non uscire mai dal cesto. E questo che cosa comporta? Che la famiglia non invecchia mai, che la famiglia è sempre una, che la famiglia è sempre quella e che comunque si rimane fra consanguinei, è più incesto di così. Naturalmente le frasi dei contadini di una volta erano: mi raccomando, tuo marito è sempre un estraneo, il tuo vero sangue è sempre questo, no? Il concetto di una impossibilità di rompere il cerchio della famiglia. Ora, tutto questo cosa comporta? Comporta un'illusione che il tempo sia immutabile, che il figlio debba essere sempre figlio, che il genitore debba essere sempre genitore. Io sono sempre la tua mamma. Sì, ma io ho 50 anni e tu sei mamma all'anagrafe. Non di ruolo. Ecco, la questione del ruolo è invece la dimensione in cui si pone una dimensione di continuità. Allora, da qui nascono chiaramente delle controspinte che vanno di fatto a confliggere con le spinte, quelle naturali, chiaramente così, biologiche, quelle che segnano i cicli circadiani della vita, anche quelle sessuali, eccetera. E quindi questo conflitto è sempre stato il conflitto di Prometeo, è sempre stato quello poi messo in evidenza dalla dimensione del mito greco, che ha avuto il merito di vivere entrambe le realtà, quella dionisiaca basata appunto sul concetto matriarcale dell'immutabile, della dimensione sotterranea, quella ctonia, si diceva proprio eleusina dei misteri eleusini, quindi dove veniva il giovane Paredro, veniva sacrificato ogni anno. Ora è ovvio che se abbiamo un cerchio che nega il cambiamento, e di per sé il cerchio è chiuso, è un cortocircuito, fa cortocircuito, quindi se io nego il cambiamento, quell'energia in più che io sto soffocando deve venire fuori, quindi i riti di sangue servono per scaricare, quindi occorre un capro espiatorio, occorrono delle situazioni in cui qualcuno ci rimette la pelle per poter lasciare le cose come stanno. Qual è il superamento dell'uroboro? È la spirale. La spirale mostra il cambiamento ciclico, ma non è mai identico a se stesso, quindi ogni volta è simile ma sempre diverso. Io mi ricordo una volta dovetti litigare con gli insegnanti di mio figlio nella scuola sperimentale là di Padova, che insegnavano che ogni anno in primavera rinascono le stesse foglie dell'anno precedente. E no, belli miei, dovete spiegare che sono altre foglie, perché non è vero che sono le stesse foglie. Cioè tutto è assolutamente differente, pur rimanendo simile ad una prevedibilità del tempo. Noi dobbiamo rischiare
rischiare di vivere, anche quando camminiamo, anche muovere un passo in avanti, noi vediamo il terreno, ma possiamo anche essere impazziti. Cioè, noi dobbiamo rischiare il cambiamento, il nulla alla morte. Nel cambiamento l'unica garanzia per non morire sta nella capacità di aprirci alle relazioni con l'ambiente, non negarle e rimanere nel chiuso della famiglia. Ecco qual è il concetto fondamentale. L'illusione che rimanendo nel chiuso della famiglia siamo immortali. Questa è la base profonda che spiega certi comportamenti antinaturali che vedremo in queste forme di ritualità, che non sono quelle del cambiamento, appunto di iniziazione, ma sono quelle invece che rimarcano dell'imprinting, no? Della dimensione in cui si cerca di mettere un marchio, un chiodo, qualcosa che faccia una corda del ricordo anche in età adulta, che però non viene ricordata. Quindi è un'ancora che diventa anche rancore nell'adulto, perché qualcosa gli si è spezzato dentro, sono state tarpate le ali con dei traumi. Cioè il primo trauma che noi viviamo e che ci condiziona a nostra insaputa è il parto. Il parto è un fatto di sangue che riguarda la madre, ma nessuno racconta qual è l'effetto sul neonato. Abbiamo i racconti della madre, ma non abbiamo il racconto del neonato. Però è un'esperienza in cui il neonato è protagonista almeno quanto la madre. Che cosa accade allora? Che tutto ciò che noi abbiamo dentro, che non riusciamo a elaborare, ci possiede, e la legge questa della neuropsicologia, tutto ciò che noi non abbiamo elaborato continua a rappresentarsi in maniera ripetitiva, ossessiva, reiterata. E allora noi dobbiamo oggettivare, come fa la bambina quando viene educata, fa la stessa cosa la bambola, dà i rimproveri alla bambola come li riceve, e solo nella misura in cui riesce a oggettivare il rimprovero sul giocattolo può liberarsi da quello che ha ricevuto, perché essendo transito lei può creare la riflessività, il fatto di comprendere ciò che le accade facendo, no? Allora, noi questa cosa del parto non possiamo farla. Il bambino vuol regalare la sua cacchina alla mamma dicendo: io sono nato come questi cucciolotti che ti do. Poi magari dice: no, ti sporcare, stupido, cretino, no? E si butta via l'acqua sporca il bambino. Però in realtà il trauma del parto è alla base, per esempio, della religiosità. Anche quella più sana, più normale. All'inizio c'era la luce, ma quando uno nasce vede la luce per la prima volta. All'inizio c'era il soffio creatore, ma quando uno nasce respira per la prima volta. All'inizio c'era il verbo, ma quando uno nasce c'è il vagito. E che cosa andiamo a rappresentare se non il presepe, la natività, la scena della nascita? Chi ci ha creato? La creazione. Ma qualcuno ha creato tutte queste cose, no? E allora è ovvio che si tratta di un meccanismo profondamente neuroaffettivo che è dentro di noi, che chiede con urgenza... Se mi permetti di... con urgenza di essere rappresentato, altrimenti ne siamo posseduti. Però, vabbè, questo è un trauma, ecco perché, per esempio, noi sappiamo, e queste sono cose importanti, innanzitutto che l'imprinting ha una sua, gli etologi lo sanno molto bene, qua è la Montessori, dice che l'esperienza che ci fa cosciente di una terribile verità, cioè che i mali della prima infanzia li portiamo con noi per tutto il resto della vita. La vita dell'embrione, le vicissitudini del bambino sono decisive per la salute dell'adulto, per l'avvenire della razza. Come mai allora alla nascita il momento più difficile che l'uomo abbia da superare tutta la vita non viene preso in considerazione? Nessuno vede il bambino appena nato l'essere umano, no? E vi ho detto quanto è importante la portata, lo dice anche Alice Miller, no? Nella sua Persecuzione del bambino spiega che ancora nella fase prenatale il bambino percepisce le circostanze e le situazioni e sono costituenti della sua identità. A un adulto l'esperienza fa l'effetto di un soprammobile, a un bambino l'esperienza fa l'effetto delle fondamenta di se stesso. Ecco perché l'atteggiamento verso i figli è fondamentale, ed ecco perché in questa creta si vogliono inserire poi tutte quelle manie di negazione dell'autonomia del bambino e del futuro adulto. Non sarà mai libero una persona adulta che riceve un guinzaglio, la corda del ricordo di cui non ricorda, sotto forma di trauma, di infibulazione o di circoncisione, oppure anche di battesimo, perché è l'interiorizzazione di queste cose.
e soprattutto come forma di esorcismo di un presunto diavolo, demonio, che il bambino avrebbe dentro prima, già prima di nascere. Quindi capite che queste pratiche sono la notte dei tempi, che sono ancora attuali, presenti nella testa di tutti noi, con la differenza che tutto questo, come dice sempre Alice Miller, mentre tempi fa con l'arco e le frecce non faceva molto danno, noi oggi con la bomba atomica, avere delle strutture distruttive dentro di noi comporta la nostra estinzione. Cioè il rischio è molto più alto, quindi capire e comprendere che augurare una donna di partorire con gioia anziché con dolore fa la differenza. Fa la differenza fra la nostra sopravvivenza oppure no. Perché non sono cose su cui si può veramente scherzare, nel senso che l'efficacia di queste dimensioni sono fondamentali. Vediamo se anche questo, per esempio, dal punto di vista... c'è uno studio che riporta a livello proprio neurologico che i maltrattamenti subiti nell'infanzia cambiano permanentemente la risposta del cervello alle minacce, scatenando stati d'ansia e paure esagerate negli individui adulti. Il caso più banale, che è noto a tutti noi, è le fobie, no? Le claustrofobie, le agorafobie, le fobie sociali, eccetera. Ma è ovvio che tutto questo nasce da esperienze che non sono più collegate a livello di coscienza con l'effetto, no? Ma esperienze traumatiche che abbiamo vissuto, e dopo in prossimità di eventi della normalità, della quotidianità, che richiamano nella forma metonimica o metaforica ciò che abbiamo vissuto al momento del trauma, scatta un allarme che è incongruo. Faccio un esempio banale: se io nascendo ho avuto il cordone ombelicale che mi soffocava, se entro in un ascensore che è un utero da cui si nasce, si cresce, si esce anche da un palazzo che metaforicamente rappresenta, io ho senso di morte che non tollero, non riesco a tollerarlo, io devo evitare, perché quel ricordo è rimasto neurologicamente fissato. Quindi è chiaro che le dimensioni della comprensione umana devono fare i conti col fatto che noi siamo non solo capaci di pensare, di ragionare, quindi ci sentiamo abbastanza onnipotenti per fortuna, ma siamo anche collegati ad una fisicità, il pensiero è anche chimico, e purtroppo è anche una memoria. Non solo, ma noi siamo collegati con l'ambiente, siamo collegati da quello che ci hanno fatto gli altri, alla storia degli altri, e quindi siamo anche biografici. Non solo, ma siamo telepatici, abbiamo contemporaneamente la condivisione dei pensieri degli altri nella nostra testa. Da lì abbiamo inventato la telematica, ma è solo la brutta copia, è il nostro bambola, è il nostro bambolotto della telepatica. Ecco perché allora la dimensione del ritualismo, che tende a iscrivere situazioni, diciamo, impegnative sui bambini, ha una finalità di possesso, di controllo. Quindi in realtà illiberale. Quindi in realtà tende a sovrascrivere il disco di quello che noi consideriamo un nostro prodotto, forse che ci appartiene, come qualcosa in cui noi vogliamo scrivere qualcosa di noi stessi per non morire. Forse noi vogliamo rivivere la vita dei nostri figli al posto nostro, ma per far questo loro non devono vivere la loro. Il migliore dei genitori sbaglia quando ritiene che al figlio non debba mancare quello che ha mancato a lui nella propria infanzia. Ma il figlio non ha la sua infanzia. No? Oppure queste semplificazioni: il figlio ha una realtà differente, ma noi ci preoccupiamo con ansia che non abbia mangiato abbastanza, perché io ho sofferto la fame. Mangia, ma io ho già mangiato, ma mangia ancora, ma non sono mica sicuro che tu stia bene, mangia ancora, no? Quindi in realtà questa dimensione di proiezione sul bambino di nostre angosce, anche nella migliore delle ipotesi, se non è corroborato da anche una consapevolezza, può diventare nella migliore intenzione. Poi passiamo a delle forme etiche, morali, religiose, che sono completamente sbagliate. Per esempio, non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te stesso. E quindi puoi fare agli altri quello che per te è il bene. Ma io non sono gli altri. E quello che può andare bene a me, non, io non sono neanche la misura del mondo. Ma se quello che va bene a un uomo debba essere imposto a una donna e viceversa, stiamo freschi. Ci stiamo togliendo il disturbo di capire chi è l'altro. E quale differenza l'altro? Noi non accettiamo la uscita dalla famiglia. Noi non accettiamo l'altro. Noi non accettiamo il diverso. Noi accettiamo l'unico
l'identico, ciò che ci assomiglia, quindi è una malattia di limitatezza mentale, l'incesto, genera la cecità. L'incesto è Polifemo, sta nell'utero, l'incesto è il Minotauro, sta nel labirinto, nella pancia ancora, con le budella. L'incesto è l'uomo della caverna di Platone, quelli che stanno dentro. Chi è uscito fuori? L'uomo che esce dalla caverna, spiega che c'è la luce e i colori. Chi è che gira per il mondo? Ulisse, la deriva. Chi è che vince sull'incesto? Teseo. Allora c'è la possibilità di uscire dalla famiglia. Ecco cosa insegna il mito greco. Superare l'incesto, la situazione puramente matriarcale, con il superamento del matriarcato. E qua casca l'asino. Perché quello che viene detto, e lo dice anche Marx in forma sbagliata, fanno prima una buona analisi anche Engels e dicono il superamento del matriarcato è avvenuto per opera delle stesse donne. E certo, perché se una donna deve obbedire alla madre anche quando è sposata, e se muore il marito i beni vanno al clan della madre di lui, non andava bene. Sto parlando di Morgan, Bachofen, Engels, cioè tutti gli studiosi dell'antropologia del passato sono concordi nel valutare questi dati, dalla grande madre alle statuette, eccetera, in poi. È ovvio che il cambiamento è avvenuto per opera delle stesse donne, perché le donne volevano per i propri figli l'eredità e tutto il resto. Che senso ha che mi sposo se io non conto niente, se sono ancora figlia? Allora sono come Lucia Mondella, c'ho l'innominato che si fa sempre la vita mia, i fatti miei. E l'innominato è il nome di Dio, che non si può nominare, è lo Spirito Santo su Lucia, è lo Ius Prima Noctis, il fatto che una donna non diventava mai padrona di ciò che stava creando con la sua affettività all'interno del nuovo nucleo familiare. Questo è. E allora fin qua ci sono arrivati con le analisi, sia Engels, quando è descritto anche un po' il marxismo, non perché avessero sbagliato, ma perché non avevano i mezzi psicologici per sviluppare l'intuizione giusta. Nel manifesto del Partito Comunista si parla del superamento della famiglia, lo dicono. Vogliamo liberare i figli dallo sfruttamento dei loro stessi genitori, noi questo delitto lo confessiamo, è scritto ma non avevano i mezzi per svilupparlo. Però in effetti si tratta proprio di elaborare il cambiamento. La donna ha superato la dipendenza dalla schiavitù innanzitutto dalla propria famiglia, e viva Elettra, ma quanto gli è costato? Quanto gli costa? Perché chiaramente Elettra usa il fratello, la madre usava l'amante, e fra questi due confronti chi perdeva era Elettra, perché la madre l'aveva confinata ad essere sterile, l'aveva tirata via dalla reggia, non poteva realizzarsi, gli aveva ucciso il padre, già la sorella Ifigenia era stata sacrificata alla dea Artemide. Quindi i figli si sono anche vendicati di una situazione di un certo tipo, e hanno creato questa rivolta. La rivolta è il nuovo ordine degli dei, guarda caso capeggiato da Atena. Atena e Apollo. L'Apollino supera il Dionisiaco. E quindi da questo punto di vista il mito greco, nella proporzione storica, ha introdotto l'elemento di base che dovremmo oggi considerare più che mai, cioè il fatto che i figli hanno diritto, sia pure finendo incatenati come Prometeo, di usare il nartece, il fuoco, l'orgasmo e superare gli dei genitori e fondare una nuova città. Perfino il mito di Mosè è utile, perché fonda la nuova città liberandosi dai cattivi genitori, faraoni oppressivi, no? La dominazione, la simbologia è quella. Però fondamentalmente questo meccanismo trova poi dei contrasti forti, e contrasti forti vedono in chi? Nel maschio? No. Proprio nella femmina vedono il peggiore nemico, perché tra un figlio maschio e una figlia femmina la situazione si differenzia proprio per questo, che a differenza del rapporto con il figlio maschio, la relazione tra madre e figlia ha delle caratteristiche di similitudine funzionale che pongono un'esigenza progressiva di differenziazione e di superamento. Entrambe hanno una comune matrice di natura che la funzione a ricreare. Il figlio maschio no. Il figlio maschio non toglie la scena alla madre. No. Il figlio maschio, se fu destinata a maschio sarei come lui, è mio figlio. No, e non c'è conflitto, è una cosa lineare, è facile, no? Grazie Signore di avermi fatto nascere maschio, recita ogni mattino all'ebreo alla sua salmi, no? Ma fondamentalmente è una qualità del materno,
il primato del maschile sul femminile o presunto tale. Attenzione, perché è facile, e l'identificazione del diverso, dell'altro, ciò che si, del desiderio, la figlia femmina è la realtà, io sono già come te, anzi io sono prima di te, anzi io ne so più di te, anzi io ti ho fatta, e tu sei sempre, io sono più grande di te, no? E la figlia che è amante, adora, è fedele nella madre, dice sì mamma, sì, questa è la scena. Però la natura non la pensa così, la natura dice no bella mia, guarda che tu sei la nuova madre, quella che sarà la nuova madre, quindi dovrai in qualche modo sviluppare, tuo malgrado, una differenza dalla madre, tuo malgrado entri in un conflitto, non conflitto, in una divergenza per natura, ma poi diventa conflitto perché la madre non ci sta, la madre è Dio, la madre è Dio che ci ha creato. E da qua cominciamo a capire il significato di certe situazioni. Si può allora dire che madre e figlia sono in fondo anche figlie, ma anche sorelle, rispetto al comune destino di natura. Perché hanno una funzione comune. Ora, noi sappiamo che in fisica gli opposti si respingono, e scusate, gli opposti si attraggono e gli uguali poli si respingono. È un fattore di natura, non è detto che debba essere conflittuale. Lo diventa se viene negato. Il cambiamento diventa conflitto e ostilità e distruttività se viene strozzato da un laccio emostatico della negazione. Qua è tutta la cultura e non ci vuole molto, ma è ridicolo che non ci sia nessun elemento divulgativo che pone le istanze banali per quello che sono, a partire dal fisiologico al culturale. Anzi, si fa apposta per creare conflitto, si semina odio fra i generi. È pericolosissimo, ci stiamo estinguendo, quando invece dovremmo superare le barbarie ancora presenti e in qualche modo creare una maggiore conquista di gioia, perché questa ragazzina qui ha diritto ad essere felice, non può sentirsi scavata dal fatto che c'è un sospetto, che comunque lei deve stare sempre al lato e non può, e comunque vede la differenza del trattamento del fratello, eccetera. No? Perché è una dimensione legata ad una riduzione, ad una negazione, ad una mancanza di affettività. Nel mito greco è vero che la figlia a un certo punto è costretta a liberarsi dal matriarcato che impedisce che la figlia possa ereditare anche dal marito, le famose suocere, situazioni di un certo tipo, ma è anche vero che in questo modo non ha il narcisismo, non ha l'amor proprio, non ha l'autostima. E se io non ho un modello nel passato neurologico d'amore, quando incontro un uomo, all'inizio lo trovo bello, lo trovo il mio salvatore, mi sveglia con un bacio, mi rapisce, mi ama, spergiura di amarmi, ma poi dopo sposato non so perché si trasforma in una bestia, no? Magari lo era già prima, poi diventa un principe, ma poi diventa una bestia. Cioè, che cosa succede? Che non essendo stato risolto neanche dal mito greco la questione del superamento del matriarcato, però con da un punto di vista virtuoso, non di conflitto, non di soltanto di matricidio, non essendo stato risolto in termini di comprensione e accettazione del cambiamento, la donna tenderà a superare il matriarcato creando quello che ancora oggi viene chiamato patriarcato. Ma il patriarcato non esiste, l'alternativa alla madre non è il padre, nel senso che noi siamo mammiferi, l'alternativa al fatto di essere mammiferi non è essere babbiferi, quello che sto cercando di dirvi, non c'è simmetria, l'alternativa al matriarcato è la polis, la civiltà sociale, non il patriarcato in sé. Se si parla di un ruolo direttivo e anche ostile e aggressivo del maschile, che non è, che c'è stato fortissimo, e la proiezione di delega che comunque la donna fa dal rito materno al marito, al mammarito, e il ribaltamento della madre sul maschio, che chiaramente assumendo la dimensione e i caratteri ambivalenti di questo giocattolo che non funziona, della relazione madre-figlia,
diventa quella delega sul è me Mario, no? Oppure se il maschio non mena non è uomo, oppure la dimensione della delega al capo, alla dimensione maschile, che però alla fin fine comunque il nucleo familiare, da che mondo è mondo, gira intorno comunque al corpo femminile, perché poi ci sono i figli, eccetera. Ora, su questa dimensione non c'è una sola analisi, neanche nell'ambito della sinistra laica, eccetera, che riporta con correttezza questo passaggio. Marx ed Engels, anzi Engels dice esattamente, è stato merito delle donne se è stato il superamento del matriarcato, e poi, rompendo la continuità logica, e da allora è nato il capitalismo che sfrutta le donne e che le sottomette. Ma dov'è la connessione? Se sono state le donne a liberarsi, in qualche modo poi dopo capitano sotto una dominazione peggiore, ma per caso o per cosa? Perché? Per quale motivo? Mancavano gli elementi di congenzione fra Freud e Marx, che neanche Adorno alla scuola di Francoforte hanno voluto in qualche modo. Eppure lì è sotto la portata di tutti, basta capire questo. L'uomo non è la donna, non c'è simmetria e non c'è bisogno che ci sia. Non siamo la stessa cosa, quello che va bene a me non va bene a te, non necessariamente. Ma dobbiamo capire le differenze e dobbiamo rispettarle e dobbiamo sviluppare il cambiamento. Tutto questo viene negato dalle culture dominanti. Anzi, se parliamo di dominazione di potere, il potere esiste solo ed esclusivamente nella proporzione in cui viene negato il cambiamento. Il prodotto è il potere. Siamo noi che produciamo le multinazionali, il potere e la dittatura. Siamo noi che produciamo Hitler e i nostri carnefici. Siamo noi che produciamo il debito inestinguibile da voragine dei conti che non potrà mai essere riempita. Il vuoto dell'odor vacui, dell'utero, che non vuole lo spazio vuoto, deve tenere o le carceri piene, o i conventi, o i manicomi, no? Pieni di alcuni figli che vengono sequestrati, chiamati dal Signore. Perché gli altri si possano sposare, qualcuno deve rimanere nella gabbia a riempire il vuoto, l'utero. Queste sono le dinamiche dell'inconscio sociale, che vengono poi a essere giustificate da misteri, no? Cose che la scienza non può capire, e sono cose che vengono al di fuori della comprensione umana. No, sono cose che noi possiamo capire e possiamo fare molto, molto meglio, con maggior vantaggio e con maggior soddisfazione, perché la conseguenza di queste infibulazioni è la distruzione, è l'infelicità, è la depressione. Perché non possiamo sacrificare gli altri per stare bene noi. Non ci basteranno mai i capri espiatori per stare meglio. Non è vero che se togliamo la vita agli altri stiamo meglio noi. Ecco, questa è la fantasia fondamentalmente. Però adesso stiamo un po' divagando e vediamo un po' di seguire invece la dimensione un po'. Per esempio sull'imprinting, no? È molto interessante la versione che ce n'è da Spielberg nell'intelligenza artificiale, quando viene dato il codice di imprinting sul robottino, un robottino che è stato costruito per amare, non può non amare lui, però bisogna attivarlo. Per attivarlo l'imprinting non è il parto, ma è come se fosse il parto. Chiamata. Mamma. Chi sono io? La mia mamma.
capite bene, ma non è papà. Non è la stessa cosa. La mamma è dello spirito. Capite perché è Dio? Cioè, non la persona, la funzione. Ti prende da dentro. È una dimensione che dura e che si trasmette come potere sociale. È la Chiesa. Chi comanda? La Chiesa non ha esercito, ma comanda su tutti gli imperatori. Voi vedete i crocifissi nei tribunali, ma non vedete una bandiera italiana nella Chiesa. Nelle piazze c'è la Chiesa del principio e mamma e papà. Lo spazio è una reiterazione del nostro inconscio. Ma allora questo potere che la natura dà, reale, causale, ecco perché non si vede, causale, è tutto ciò che è alla base di tutto ciò che di buono possiamo fare nello sviluppo della civiltà, ed è stato fatto molto, moltissimo, ma è anche la base di tutto ciò che di male si fa, attenzione, come motivazione, causa. Poi a farla ci pensano in Mamma Santissima, ma si chiamano Mamma Santissima non a caso. Capite adesso? Perché creare una dimensione di conflitto di genere, cioè maschio contro femmina, e non di funzioni, che funzionano o che non funzionano, o di come funzionano, che questo è il vero motivo. Invece mettere maschio contro femmina in tutti i casi significa essere dei nazisti, cioè significa essere razzisti, è una forma di fascismo. E non a caso viene raccontata dalle narrazioni di oggi che creano una regressione a funzioni distruttive, non d'amore, non di gioia, di felicità reale possibile, con già le difficoltà che la vita ci dà, la vita ce le dà le difficoltà, ma qui in realtà stiamo negando la vita. Per fortuna abbiamo avuto il mito greco, abbiamo avuto il giacobinismo, la rivoluzione francese, abbiamo avuto anche la tradizione repubblicana romana, abbiamo avuto delle altre culture laiche, per cui è venuto fuori un Galileo, un Giordano Bruno, un Rinascimento con la riscoperta dei miti greci, abbiamo avuto anche la resistenza, la lotta dei diritti sociali, la psicoanalisi, certe forme di giustizia sociale. Certamente ci sono delle dimensioni laiche che hanno conquistato degli spazi in cui le persone, ciascuna persona è familiare di ciascun'altra, perché siamo tutti familiari in realtà, anche con le responsabilità della nostra famiglia privata, però e che hanno creato quel luogo comune dove si può colonizzare anche una civiltà dei servizi, della percezione dell'altro come empatia, del bisogno anche di giustizia, anche di conflitto, ma in una dimensione di partecipazione estesa. Cioè tutto ciò che nega l'incesto, tutto ciò che va oltre l'incesto. E invece il potere ha bisogno dell'incesto, ecco perché si rimarca questa dimensione. La pedagogia di Schreber, riportata da Freud, sullo studio sulla paranoia, raccontava che il figlio era diventato paranoico, ma il padre, che era un famoso pedagogista, oltre ad essere giudice della Corte d'Appello di Dresda, raccomandava ai bambini sulla culla di dargli dei colpetti se facevano i capricci, se erano cattivi. Questi colpetti avrebbero sortito l'effetto, non ricordati da adulti, di creare soggetti capaci di obbedire, credere e combattere. Non è nato per caso il nazismo. E questa è la pedagogia diffusa, non solo in Germania evidentemente, però è quella riportata anche da Alice Miller quando parla delle altre esperienze sulla persecuzione del bambino. E quindi ora è chiaro che in tutte queste dimensioni, tornando all'infibulazione, Chiara Saracino, che è cavaliere della Repubblica, sociologa, filosofa, famosa, eccetera, in Italia, comunque lei ci tiene a rimarcare la questione che le infibulazioni vengono operate da donne, dalle mammane, con il consenso di madri, sorelle e zie, sorelle no, poverette, ma sicuramente in una dimensione di clan, perché la dimensione della nuova femminilità nascente pone la questione di un conflitto, di un confronto, di una dimensione in cui il clan del femminile mette una gerarchia e pone l'istanza della regola, una regola che in qualche modo ponga
le cosiddette regole di appartenenza. Per esempio, culturalmente si può parlare delle matrioschie in Russia, una dentro l'altra, si possono paragonare ai grani di un rosario messi in una stessa corona, si possono citare i catenacci intorno ad un lampione che crea questa solidarietà del femminile, però un legame di una con l'altra, tienimi che ti tengo, tener conto, per cui mettersi come un ragazzo significa chiedere permesso alle altre molto spesso, creare una orizzontalità che per certi aspetti ha delle connotazioni diciamo naturali, per altre però diventano delle implicazioni di limitazione, di ostilità, di invidia, cioè invidia, conflitto, perché non c'è differenza di visione, invidia, e che sono la base reale poi di tante concorrenza nel piano economico, conflittualità, tante concezioni di un certo tipo. Però la spontaneità era quella di mettere ordine in questo conflitto, e una di quelle spontaneità che si è trovato nell'Africa subsahariana o Etiope e robe varie è appunto l'infibulazione, e da questo punto di vista in fondo secondo loro risolveva la questione, perché una volta infibulata la bambina, divenuta poi donna, in realtà che cosa aveva dato? Aveva dato l'unico vantaggio che aveva rispetto alla vecchia, uno ne ha, è più carina, è giovane, attira i maschi, quello, solo quello, sotto il burka non distingui l'anziano dal giovane, la vecchia dalla giovane, sotto il burka, cioè è relativo, tu elimini, no, questa dimensione. Ma succedono in Africa queste cose, solo in Africa, siamo sicuri? No. Noi abbiamo una tradizione che l'infibulazione viene introiettata, viene interiorizzata nelle nostre tradizioni anche formative, per esempio religiose. Quando si parla di Eva, siamo sempre lì. Eva ha la sua colpa, che ha il seno, le tettine, la mela, il corpo si dà da fare, la natura la predilige e viene fuori questa dimensione. Ma sotto lo sguardo di Dio che ha già creato, l'accusa è esplicita. L'accusa esplicita è legata esattamente alla dimensione del peccato, cioè tu vuoi essere come Dio, vuoi creare. Ma fondamentalmente si tratta del fatto che il femminile è destinato a creare per natura, mi pare evidente, e però la questione, qua abbiamo anche la presenza del maschile, attenzione, attenzione, il maschile qui è garantito, e si parla della costola, ma anche qua i valori simbolici hanno delle verità profonde, ma per metonimia e metafora riportano cose vere, magari ponendole all'opposto, come nel sogno, le regole del sogno, quelle del mito, sono molto simili. La questione legata a questo non è che lei sia la costola di Adamo, è che la donna è la costola di un uomo, fondamentalmente, perché gli sta intorno. Dietro ogni uomo di successo c'è una donna che lo sostiene, è vero, è la causa, la motivazione, ma anche dietro un serial killer. Cioè la moglie di Pacciani non poteva essere una persona che accetta di sposarlo, di farci dei figli, di conviverci senza essere una capace di tenere tutto questo, no? E quindi la dimensione del rapporto del femminile e del maschile c'è, ma qua il loro peccato è semplicemente che loro sono secondo natura, non Dio che li condanna. E che gli dice che cosa? Gli dice esattamente, partorirai con dolore, lavorerai con il sudore, eccetera, eccetera, della fronte, e è una maledizione. Alla donna disse, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Il tuo istinto sul marito, ma egli ti dominerà. All'uomo disse, poiché hai ascoltato la voce di tua moglie, hai mangiato dall'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiare, ma benedetto sia il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te, mangerai l'erba campestre, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e polvere tornerai. Ma l'augurio è partorirai con dolore, cioè qua sei stata gratis fino adesso te ne vai, maledetta, e partorirai con dolore. Allora questo è quello che sapevano fare, poveretti. L'hanno fatto così. Naturalmente la cosa, per farvi capire come l'imprinting di cui parlavamo prima diventa destino nella realtà, Eva avrà due figli, tre, però due sono quelli noti, e essendo una persona del tutto innocente farà un figlio buono come Abele, ma essendo stata maledetta dalla madre, cioè avendo una mancanza di narcisismo, farà un figlio cattivo come Caino.
ciò che viene fatto alla bambina diventa destino nei figli. Questa è clinica e non si può derogare da questa regola. È impossibile. Quindi augurare partorirai con dolore significa che avremo dei grossi problemi nelle generazioni future, ma grossi. Basterebbe dire partorirai con gioia, c'è l'epidurale, ma c'è che parto in acqua e ci sarà delle amiche che ti staranno presso, non magari tua mamma che magari delle volte entra in conflitto, come è successo. Ma è proprio questa solidarietà del femminile, qua la voglio. E questa è la dimensione fondamentale. Naturalmente c'è anche il peggiorativo di questo, lo conoscete anche molto bene, perché la questione della verginità è introdotta nel cristianesimo. Qual è il problema? Che avendo disobbedito, no, Adamo ed Eva, perché hanno disobbedito? Perché sono fatti i fatti loro, è una colpa, cioè è colpa per Prometeo, sarà colpa anche per loro. Allora in qualche modo devono essere, questa cosa va riparata. E come va riparata? Dicendo, figlia mia, sono contenta che tu ti si diventa grande, cioè, scusate, mi viene in mente, sono 35 anni che sto qua, che sei diventata grande, cioè, e quindi per certi aspetti sposati, sii più felice, io ho fatto la mia vita, tu fai la tua, poi diventiamo amiche dopo, non più madre e figlia, no? Che bello, camperemo a lungo, quando c'è relazione c'è tempo e c'è vita. No? Ma non è così, la soluzione è completamente diversa, ma semplicemente tu non hai peccato perché ti sei vergine, non sai neanche come si fa, e sei rimani incinta per opera virtù dello Spirito Santo. E che è lo Spirito Santo? Vediamo, è una cosa strana, è una trinità, padre, figlio, poi cosa manca? La nonna, la zia, forse manca la madre? Padre, figlio, Spirito Santo, Trinità, la madre è esattamente con gli occhi del padre e del figlio tenuti dalla madre assieme e lei ce l'ha, la figlia no, non li può avere, perché ha un vecchio rimbambito, protettore di tutti i papà. Quindi quel gioco rito materno, mamma, rito, marito, non si fa più, perché se la mamma è la Trinità e si mangia la figlia, le impedisce di avere anche un corpo. E di avere una proprietà di ruolo e una sessualità, non ci sarà neanche il marito, è ovvio che è San Giuseppe, ma che sarà il rappresentante di commercio e il camionista che le fa le corna per tutta la vita, e quel disgraziato di vostro padre, quel bastardo, guardate come mi ha ridotto, sì mamma, è vero mamma, mamma, ma perché non ti sei risposata? Ma io lo faccio per voi, ma perché hai sposato quello? Non era così all'inizio, dopo è diventato così. Capite che non se ne esce se non capiamo che la causa originale sta nel fatto che è partita già malata la cosa, è partita malatissima, nel senso che manca questo rispetto di generazione fra madre e figlia. Allora è la dimensione strana che è anche Maria c'ha un corpo, ma non lo può usare, e vola via, e va a posarsi su Maria Maddalena, la puttana, esattamente come Eva, scissa in due, ma lo facciamo dopo, no, va benissimo, proprio quello che vogliamo, ma scissa in due significa che mentre Eva era una, ma era innocente e colpevole, e si sono scissi i due figli, Maria è mezza, dalla parte c'è la vergine, dall'altra c'è la prostituta, e naturalmente dov'è che va a riunirsi tutto quanto il bene e il male? Sul figlio innocente che prende peccati del mondo. Poh. Capite? È un racconto talmente trasparente. Freud l'avrebbe interpretato come un sogno. È un sogno, ma raccontato in metafora, ma chiaramente è anche clinica, perché se tu togli a una donna la possibilità di essere libera a casa sua, quando è sposa, quando ha tutto il carico della sua responsabilità e tutto il resto, e lo deve fare con colpa, le cose le farà malissimo, anziché abortire, è vietato abortire per i cattolici, anziché abortire, abortirà a 33 anni, ammazzerà il figlio, un figlio lo ammazza, pensate che una volta i figli primogeniti venivano tutti ammazzati, sacrificati al Signore, e perché? Perché le ragazze si sposavano a 12 anni, non si sposavano, venivano destinate a qualcuno che decideva la famiglia, quindi non sceglievano, non sapevano che cosa erano, subivano anche lo stupro, e dopo erano invasate da questo alien che si agitava dentro, e naturalmente il prodotto fatto così ve lo potete tenere, ecco perché
tutto il racconto dei primogeniti ammazzati nella Bibbia, compreso quello dei faraoni anziché i nostri, ma noi abbiamo superato l'ammazzamento del figlio, perché poi Dio dice ad Abramo di prendere il figlio, di portarlo a sacrificarlo per vedere se ubbidisce. Ma anche qui in questa scena abbiamo il padre, abbiamo il figlio, e chi manca? La zia è andata a fare la spesa, la nonna non c'è, la madre. Allora la madre è Dio, ma non si può dire, è innominabile. È innominabile, però si è ebrei per parte di madre. Capite? Non sto dicendo alla donna, stiamo parlando di una funzione, e che la figlia non è così. Non possiamo parlare della donna e del maschio. No! Si tratta di funzioni, di responsabilità, di ruoli. Come li facciamo? Bene? Come li facciamo? Male? Però funzionano. Se li fai male, succede una roba. Se li fai bene, succede un'altra. Non è che ci vuole tanto, no? Quindi allora, tutta questa dimensione riporta il confronto, per esempio, qui, che da quel furbacchione di Manzoni, che non era cattolico, non so cos'era, però si è convertito insieme alla madre per convenienza, e di fatto criticava lo Spirito Santo come concezione dei cattolici e diceva, in effetti, Lucia Mondella è subordinata alla questione dello Ius Crimen Occult esattamente come Maria lo è dalla questione dello Spirito Santo, che è uno Ius Crimen Occult, rimane incinta per lo Spirito Santo, mica per un Adamo, non ce l'ha l'Adamo. E quindi devi stare sempre sotto un'autorità più alta di te, e c'è sempre stata, perché è vero che si è stati sempre sottomessi, è vero. È così che ha funzionato fino a poco tempo fa. Noi abbiamo questa fantasia che noi consideriamo un diritto immortale, da 50 anni, da 60 anni che le persone vogliono sposarsi, dagli anni del boom, perché prima decidevano le famiglie, no, avevamo il burka qui. Cioè non è che questa concezione sia molto antica, no? E vediamo. Per quanto riguarda un'altra delle forme, la circoncisione, c'è una cosa che non viene mai detta, ma la circoncisione è una delle forme esattamente di figurazione maschile. Naturalmente, se non si ammazza il figlio, se viene superato il mito del... infatti qui viene bloccata la questione, no? E viene sostituito proprio con la castrazione al posto dell'uccisione, e la questione è proprio che, scusate, qui siamo andati oltre, e questo è proprio la circoncisione, è una castrazione al posto dell'uccisione, è sempre una dipendenza, è un trauma. Bene, ti ricorderai che sei nato da donna, goccia di sangue. E il problema è che circa un terzo dei maschi, in tutto il mondo è circonciso. La procedura è diffusa nel mondo musulmano e in Israele, dove è quasi universale, negli Stati Uniti, in parte del sud-est asiatico e in Africa, invece è relativamente rara in Europa, in America Latina, in alcune zone del Sudafrica e in gran parte dell'Asia. L'origine storica della circoncisione non è nota con certezza, la più antica testimonianza documentale proviene dall'Egitto. La pratica fa parte della legge ebraica ed è una prassi consolidata per l'Islam, per la chiesa copta e per la chiesa ortodossa etiope. Quali sono le scuse? È una questione di igiene, ma uno si può lavare lo stesso, no? È una questione di prestazione sessuale, ma sai, Woody Allen diceva che negli spaghetti ci deve essere qualcosa in tutto quello che avreste voluto sapere, perché i maschi italiani sono piuttosto là. In realtà sono scuse, la questione è semplicemente di un imprinting di sostituzione, che pone l'origine qua, è l'evirazione di Urano ad opera di Crono. Ma chi c'è dietro? Gea. Chi è che usa un figlio per tagliare il pisello all'altro figlio, che però è anche suo marito? Perché Urano era figlia di Gea, era figlio di Gea. È l'incesto familiare. È l'incesto. Di conseguenza usa il figlio contro il padre, fratello. E che cosa accade dopo?
che questo qua, che chiaramente non può diventare padre, come fa a diventare padre? Quando sposa la sorella, Rea, fa dei figli e se li mangia, li ingoia, capite? Cosa fa? Li rimette nella pancia, è un simbolo matriarcale quello che sta nell'utero. Ma lui non può essere padre, ha paura di questo, come ha paura Laio del proprio figlio Edipo, e quindi lo vuole uccidere. Certo, ma dietro c'è la sfinge. Chi è la sfinge? Una donna, no, un animale, no, è un dio. Sì, tutte e tre le cose. È la madre. È il potere emotivo, quello che sorge col parto, quello immanente. Quello è l'enigma. L'enigma della sfinge è l'uomo. Il destino dell'uomo. Ci vuole tanto? No. Questa è la dimensione legata, ma voi non lo sapete, ma chi è che ha fatto la prima circoncisione sul pisellino di un ebreo? Zippora. Mentre Mosè era in viaggio, nel luogo dove pernottava, il Signore gli venne incontro e cercò di farlo morire. Allora Zippora prese una selce tagliente, recise il peripuzio del figlio, Gersom, e con quello toccò i piedi, cioè i genitali di Mosè, e gli disse: tu sei uno sposo di sangue per me. Dio allora si ritirò. Essa aveva detto sposo di sangue a causa della circoncisione. Il rito della circoncisione che Zippora pratica sul figlio è la circoncisione simulata che compie sul marito, placa l'ira divina. Se partiamo dal fatto che la dimensione del possesso femminile deve essere rimarcata anche nella forma di sottomissione, che nella forma sottomessa, nella realtà lei è Dio che domina sopra il marito. Ma in una dimensione scissa, alienata. Ecco perché superando questa subordinazione della figlia dalla madre, noi aboliremo la religione, la donna non sarà alienata, sarà una persona con i suoi sacrosanti poteri reali, fisiologici che la natura gli dà, di gestire anche la vita del marito e dei figli, ma in una dimensione di chiarezza, di visibilità, e non ricordandogli che il sangue del sesso femminile è la base del pisellino del figlio e anche quello del marito. È perché di questo si tratta. Fondamentalmente la dimensione è legata a queste forme di castrazione reale. E qua ci sarebbe da parlare, per non parlare poi del battesimo, che sembra una cosa molto innocua, e che invece è la reintroduzione a tutti gli effetti del filicidio. Il filicidio viene reintrodotto completamente, cioè superato dagli ebrei, viene reintrodotto, c'è sempre questo aspetto peggiorativo, sotto forma di interiorizzazione, ma l'interiorizzazione, come dice Vernante, come dicono altri, dicono è il superamento, se uno interiorizza ha superato. No, non ha superato, diventa la causa di ogni agire della nostra vita in futuro. Cioè l'interiorizzazione è il posto dell'inconscio, il posto vuoto, e ciò che noi siamo e che faremo reiteratamente senza averlo capito, non avendolo risolto, non avendolo potuto oggettivare, non avendolo potuto estromettere da noi come facciamo con altri, con i nostri giochi di oggettivazione. Di conseguenza il fatto che in qualche modo il figlio sia stato concepito apposta per essere ammazzato, perché chi lo ammazza si riconcili con Dio, che lo ha concepito apposta perché chi lo ammazza si riconcili con lui, e diventa l'elemento di santificazione di questo legame dell'incesto in una dimensione in cui il cerchio, cioè la dimensione del cortocircuito, dicevamo prima, l'incesto, si può realizzare a patto di ammazzare qualcuno. E qualcuno ci deve rimettere per quel resto di energia, di aggressività che si accumula. Quindi sono forme molto distruttive. Non a caso si parte dal concetto che uno nasce con il diavolo dentro. In realtà tutti nasciamo atei. Non so se ci avete pensato, ma siamo tutti atei, finché non ti dicono che tu sei cattolico con il battesimo. Allora, la dimensione, poi qualcuno nasce in India, oppure nasce in Cina, magari no, non lo battezzano, è un dato irrilevante. Vabbè, allora, su questa dimensione penso che adesso sarebbe interessante, anche ci sono molte altre cose, però la Pigozzi mi servirebbe molto, perché la Pigozzi entra in una dimensione molto interessante, quando appunto parla del supermamme, no? Di questa dimensione, hanno occupato tutti gli spazi, lasciati liberi dai padri, sono totalmente dediti dai figli, ma così li renderemo fragili, capaci di separarsi da loro.
Le famiglie inclusive perdono e fanno perdere il mondo come orizzonte, si imbarbariscono, si tratta di un modello familiare fondato sull'immediata affettività più che sull'esteticità, sull'utero piuttosto che sul mondo, sul legame biologico piuttosto che su quello sociale. Siamo nella caverna e rimaniamo nella caverna. Capisco che c'è il computer oggi e tutti quanti rimangono con i videogiochi, non escono da casa e si rimbambiscono. Perché è questo che succede. Però fondamentalmente non è obbligatorio. No? Uno stile familiare che genera abitudine e dipendenza più che amore. Di conseguenza anche i poteri forti e tendono a validare questo tipo di questione. E conia il concetto di plus materno perché è un discorso economico. Economico. Il discorso della madre è il nuovo discorso del padrone. E il plus materno è il sistema in cui si esprime, esattamente come un tempo un eccesso di repressione era insito nella funzione patriarcale, oggi la nuova oppressione è il plus materno. La madre come padrone è pericolosa perché la maschera nella tenerezza e il mito dell'amore incondizionato sono elementi che ne occupano il potere, ma la struttura di relazione di potere non cambia pur cambiando il padrone. Oh, tenete presente che se oggi aboliscono le sovranità nazionali, si abolisce il fatto dell'identità o dello Stato e si vuole sostituire un nuovo ordine mondiale, lo si dovrà fare con un'altra mamma, che non è la nostra storia, la nostra memoria, ma un'altra madre, non sarà la madre patria, cos'è? Magari la medicina, allora facciamo vaccinare tutti, allora creiamo questo plus materno amorevole, no? Della dipendenza dal fatto che noi non sapremo più riprodurci perché saremo diventati sterili e dovremo essere dializzati sempre al farmaco, alla medicina, alla macchina. Allora, tutto questo è pericoloso perché sta nascendo da noi, siamo noi che stiamo producendo questo, non volendo sapere, non volendo capire, non volendo superare in bellezza cose che invece ci stanno distruggendo. Noi non vogliamo saperle queste cose, noi non vogliamo sapere che il libro più tradotto nel mondo, Pinocchio, è semplicemente l'Anticristo, ed è per quello che un libro stupido è stato tradotto in tutte le lingue, perché semplicemente nasce dal legno dove era morto Cristo per tornare in carne ed ossa, perché una donna, anziché rimanere incinta per opera dello Spirito Santo, un uomo con una sega e una pialla si fa il figlio da solo. Perché comunque c'è il gatto da volpe, due ladroni, per cui c'è Giuseppetto, il falegname, l'orto di olivi, il campo dei miracoli, eccetera, eccetera. C'è tutta una metafora che contrasta e confligge contro il fatto che i figli non si uccidono, non si ammazzano. E i figli devono da solo imparare a liberarsi dai genitori, che non sono Geppetto alla fatina, ma sono il gatto da volpe. Il gatto da volpe è la parte negativa dei genitori. Sono i due ladroni. Attenzione, cioè tutto questo è stato già detto, si è già scritto, lo ha detto Manzoni, lo ha detto Collodi, lo hanno detto in tanti e noi siamo sordi, siamo cretini, noi non vogliamo saperlo, non vogliamo saperlo. Queste cose non le dite a mio figlio, per carità, perché sennò non va più a catechismo. Capite qual è la situazione? Ma tutto questo non è gratuito, non è gratuito. Allora si può parlare anche di fibulazione a sproposito, però fondamentalmente è una dimensione molto pericolosa perché quello che viene fatto a una bambina è terribile e diventerà una distruttività nella sua famiglia, nei suoi figli, nelle guerre tribali, nello sfruttamento. Cioè non sarà facile spendere il resto dell'esistenza per recuperare quel danno. Non sarà facile, lo paghiamo tutti. Le rivolte, il sangue, quanti milioni di morti ci saranno stati negli ultimi 3 anni? Abbiamo perso il conto, noi non lo sappiamo, tra la Libia, la Siria, il Libano, la Palestina, l'Iraq, l'Iran, ma quanti milioni di morti abbiamo fatto? Non lo sappiamo. Capite che le cose hanno un costo che sembra casuale, ma non è per nulla casuale. L'unica cosa, andrebbero dette altre cose, ma mi lascio tranquillo perché per esempio c'è la teorica della differenza sessuale di genere, che è la Heidegger, no? Che parla per esempio della favola della bella addormentata, dicendo... I temi sono veramente tanti, andrebbero... Anzi, parla di Core e Demetra, dicendo che quella è proprio l'instaurarsi violento del regime patriarcale è rinvenibile nel mito di Core rapita alla madre Persefone da una potenza infernale violenta, mito eccetera eccetera, ma le riassume attraverso immagini e dice anche nell'Orestea, dove in poche parole l'interpretazione che ne dà
e che la figlia, l'amore fra figlia e madre viene interrotta dalla questione del maschile. Ora, il mito di Demetra e Core non è diverso da quella di Amore e Psiche, la quale per troppa bellezza irrita la dea e viene sacrificata e poi viene salvata da Cupido, però le sorelle e la madre sono gelose, invidiose, gli dicono di fare le questioni e di recuperare a fatica il proprio amore perché trasgredisce, cioè, le sorelle, la suocera e la madre contro, come qualunque mela avvelenata che sia di Eva o di Biancaneve o della Bella Addormentata, eccetera. Perché in realtà il conflitto di gene, di generazione, è ancora presente anche qua. Dietro questo amore che la madre per la figlia, ma la figlia che ha un regno, ha acquisito un regno, sta nel suo regno. In questa dimensione in cui può finalmente avere una sua proprietà, la madre reclama, e se no fa rinsecchire la terra, che per due terzi dell'anno la figlia sta con lei e non col marito. E il marito dice, ma guarda che ha assaggiato il melograno. Ha già assaggiato il melograno, quindi è una dimensione in qualche modo, vediamo, eccolo qui, ah no scusi ho sbagliato, questo no, l'abbiamo già visto, c'è la proprio l'immagine, non so dove l'ho messa, forse qui, vabbè, non è... Non deve ancora. No, vabbè. Va bene, non importa, comunque poi dopo metterò in ordine, appunto pochissimo tempo in realtà per creare la dimensione. Fatto sta che in realtà c'è un'invidia, ancora una volta, non è come fa una madre a voler reclamare per sé la figlia adulta? Ma per quale motivo? Siamo sicuri che sia un modo per salvarla dal maschio? Mi pare che tutta la letteratura dimostri esattamente il contrario. Quindi queste, se voi vedete, differenze sessuali su internet vi dà solo e soltanto un'interpretazione della Heidegger. Non ce n'è un'altra, non ce ne sono altre. Capite? Per fortuna l'Ippolito invece in Madre, Matrigna, l'inconscio, il morso fa collassare l'universo, ci parla della favola invece della bella addormentata nel bosco, la bambina benedetta da fate madrina e maledetta da una di loro, non invitata alla festa, dimenticanza letale, la dea della sessualità si vendica costringendo la ragazza a un sonno di 100 anni, che è una morte proprio nell'età della pubertà, che è l'esplosione delle forze primordiali, il lato oscuro di madre natura che si credeva scansato affiora più potente. In realtà anche qua abbiamo invidia. Altri 100 anni, stai tranquilla, ancora io devo governare per altri 100 anni. 100 anni, però alla fine sì, le favole ce la fanno, alla fine il lieto fine c'è e non è gratuito, perché nelle favole c'è il percorso completo che è faticoso, faticoso, molto faticoso, ma alla fine dà un percorso di emancipazione e di liberazione. Le favole saranno anche state scritte dai maschi, ma sono state inventate dalle donne ed erano le donne che le raccontavano ai bambini. Quindi in una dimensione in cui spiegavano quanta fatica hanno fatto per potersi emancipare da quanta cosa, e poi è arrivato l'amore, e poi ci sei arrivato tu, e poi c'è... È un modo lenitivo che la donna ha di raccontare la verità e che si sono selezionate da sole per 1000 anni, 2000 anni, da sole. Nessuno le ha sponsorizzate, ok? Quindi in realtà in questa dimensione della mela di Eva con quella di Biancaneve, avvelenata entrambi, la matrigna, che sia Dio o che sia la regina, e che è il narcisismo ferito della giovane che cerca riparo nel maschile, apparentemente lo trova, non è detto che lo trovi, perché anche nella favola di Biancaneve, nel momento in cui dovesse continuare, non si trasformerebbe probabilmente in una prosa molto più conflittuale delle famiglie, perché comunque la mancanza d'amore lascia il segno. Uno che non è stato amato non percepisce di essere amato neanche da chi lo ama davvero. Dice, ma io ti voglio bene. Ma sì, tu sei matto? No, non lo sento. Cioè, no, non mi sento bene, no, non sto bene. Perché comunque è una premessa l'amore. È una premessa. Quindi bisogna rieducare al rispetto e al superamento di ogni forma di infibulazione. Per qua ci sarebbero molte cose da dire, ma penso di aver parlato troppo, no? No, chiaramente sono vari temi sono emersi che meriterebbero insomma, approfondimento, però forse dovremmo arrivare da questa che era una premessa dovuta alla questione del perché poi la violenza sulla donna per la maggior parte dei casi, il 90% e più, si sostanzia poi cioè trova il suo, diciamo,
insomma, si ritrova nell'aeroporto di coppia e da parte della persona, ecco, che abbiamo, della persona che si è scelto come suo compagno. Cioè, questa è la poi la conclusione, perché non è un naturale conflitto di genere. La cosa eclatante è questa. Ma deriva da che il violento, cioè, secondo Telefono Rosa, è il marito, il convivente, il fidanzato e poi viene un amico. Ok. Quindi sono tutte persone. Non sono estranei, non sono i capo ufficio, non sono il vicino di casa, non è extracomunitario. E le persone che una donna in qualche modo ha percepito come compatibile. Compatibile non è che sia buono o cattivo, perché è compatibile, ma se è compatibile se lo portava da casa, se lo portava appresso. Questo è il motivo per cui non è facile sottrarsi. Sì, è facile dire divorzio, ma poi se ne va a trovare un altro così. Ok? Quindi è una dimensione in cui la non è l'acquisto incauto in sé, che è anche un problema, i disgraziati ci sono, ma il problema è liberare dal male la dimensione di questa carenza narcisistica affettiva, che è la componente che risolverebbe i problemi del mondo. Noi avremo un mondo molto più docile, molto più godibile, molto più... come dire, che ci permetterebbe di pensare veramente come nel Rinascimento a parlare di musica. Parleremo di altro, ma non di queste cose. Se il narcisismo di tutti gli esseri umani come persone, se anziché essere maschi e femmine si fosse anche persone, no? Noi abbiamo una Costituzione che dà dei diritti, ma i diritti non sono uguali per tutti. Ma non sono uguali per tutti, perché non c'è giustizia. Il diritto ha una base sessuale, non perché la colpa è di Eva, è stata inaugurata con Eva, come qui abbiamo, no? Il giudice Cosentino, che ha la dimensione dei suoi spettacoli, sono interessantissimi, proprio su queste tematiche, su Eva, no? Ma perché il diritto sta nel giusto, sta nel mezzo, è un diritto ed è penale, il riferimento è sempre alla sessualità, è una dimensione legata al fatto che non c'è giustizia, la donna non ha la soddisfazione, non ha il godimento. Lo può avere solo attraverso, che poi non è vero, cioè non è obbligatorio che sia così, ma oggi è così, per molti aspetti. Quindi avere il pene, avere il fallo, e essere colti in fallo, è la stessa cosa. Cioè è una colpa, è la presunzione, è l'innocenza, chi è presuntuoso è innocente. Cioè, quindi Pinocchio esce di galera solo quando ammette di essere un malandrino, se no il fatto che ci sia una... che possono uscire, insomma, un'amnistia, non vale, non varrebbe. Allora sono malandrino, anch'io posso. Quindi essere Barabba conta, essere Gesù l'innocente finisce in croce. E perché? È perché non c'è giustizia a questo mondo. Non c'è giustizia, giusto. Non c'è giustizia. Allora, in questa dimensione è una rappresentazione della mancanza di... Quell'inconscio ferito dai traumi che abbiamo visto diventano iscrizione reale nel mondo di tutti i giorni e diventano di tua istituzione. Questo è una piccola parte. Se dovessimo parlare di quello che dice la Silvia Di Lorenzo nel suo La grande madre mafia e Mamma Santissima, e capire qual è la base della piovra, cioè se dovessimo capire qual è la base di queste affiliazioni, questi fatti di sangue, di cosa nostra, delle nostre cose. Non finiremo di stupire come la dimensione del difficile da decodificare in realtà sia alla nostra portata, è alla portata di ciascuno di noi. Se solo ci abituiamo ad assumere delle norme di igiene affettiva, anziché dare per scontato che la tradizione debba andare bene così sui livelli distruttivi che sono egemoni tutt'oggi. Sì, ho lasciato la parola, volevi intervenire. Un secondo. No, anche perché tanto sorride, parlo. Cioè. No, in realtà poi mi ha risposto perché l'altro giorno leggevo di Lilith, no? Che per i testi ebraici era la prima donna nata dalla terra, insieme ad Adamo, che non sottostà alla volontà di Adamo e quindi... va via dal paradiso terrestre, finisce nel mondo dove vivevano i primi angeli poi creati da Dio,
E da lì poi Dio crea Eva dalla costola di Adamo. Non so se è corretto in realtà quello che sto dicendo, perché sì, si trova pochissimo. Il racconto, no? Sì, però poi comunque alla mia domanda ha risposto poi con la questione di Maria. Sì, anche perché Dio, noi ce lo immaginiamo sempre al maschile, anche se poi quello che è durato 100 giorni diceva che Dio è madre, no? E, però fondamentalmente, ma anche quello lì, no? Siede su una poltrona che si chiama trono gestatorio. Ma non 130? Sì, anche. Neanche 100. È vero, infatti io stavo citando appunto, Valentino gli aveva riportato questa cosa, e il trono gestatorio è quello su cui sedeva la grande madre, quella con le grandi tette e grande culo. Cioè, il trono gestatorio è quello in cui è rappresentata. Quindi quello non è un uomo, è un don. Cos'è il don? Ah, il batacchio nella gonna, nella campana. Don. Il figlio che non è mai uscito. È rimasto là, castrato, è un eunuco a fare il ministro della madre chiesa. Come un monaco con un cordone ombelicale attaccato ancora qua. O le povere suore con la placenta in testa. In realtà sono chiamate all'interno del dominio della grande madre perché non sia vuota. Ma la grande madre scandisce che alle 7 ti devi svegliare, per forza, anche se non vuoi, perché suona la campana, e che il tuo ritmo, il tuo tempo è extra ecclesiam nulla salus. Cioè tu non puoi vivere al di fuori della chiesa. Non puoi essere, oggi ho litigato con il mio... quello del seggio, perché non volevo togliere il crocifisso. Perché comunque è una dimensione in cui il papato o la chiesa prende attraverso il corpo maschile opportunamente femminilizzato, stimmate di sangue. Mamma mia, padre Pio. Ah, padre Pio, mestieri, no? Questa... Poi sappiamo tutti dalla storia, che dalla biografia, che è un truffatore, che è un adoratore Mussolini, che lui... Però non ha importanza, perché è la rappresentazione delle nostre mamme baffute. Le nostre mamme baffute sono padre Pio, sono loro. E a Napoli il sangue della giovane non conta. Nella casba della gerarchia familiare conta il sangue della vecchia. Ma se San Gennaro. Esatto, chiaramente la menopausa. Ma quale menopausa? Il sangue, il polvere diventa di nuovo vivo. Questa è la metonomia, la metafora che rappresenta questo dominio della vecchia sulla giovane. Sempre quello. Il dominio della vecchia sulla giovane è incesto. E questo è degenerazione, non è generazione, degenerazione. Necessaria. E invece cos'è il sangue rosso, vivo? Ipazia quando il suo studente si innamora di lei, gli offre il suo flauto, lei dice: mi dai il tuo flauto e io cosa ti posso dare in cambio? Ah sì, il mio panno rosso. Bandiera rossa, la trionferà, il panno che si sventola sulle barricate, è il sangue giovane della rivolta. La donna ispira l'eroe, la donna ispira la rivolta, da sempre bandiera rossa, capite? La guerra di liberazione è la guerra che toglie e rivoluziona il meccanismo della dominazione ormai stantia, della dimensione dell'oppressione. Oppure c'è la guerra, come dice Franco Fornari, del diluvio atomico. La madre, per non perdere i figli, manda il diluvio atomico. Allora tutti tornano sull'arca. Così imparate a disobbedire. Sangue donato il piave. Quanto sangue bisogna donare per la madre patria? Massacro, sacralità materna. Allora, queste dimensioni raccontano la nostra storia. Ma possiamo dire che è stata una storia fatta dai maschi? Davvero? È stata fatta dai maschi. Forse i maschi sono andati in guerra a morire. Forse se cominciamo a bombardare le popolazioni civili non ci saranno più guerre. Non dovrebbero farsi. È un problema legato proprio alla inciviltà, alla mancanza di igiene affettiva, alla mancanza di rispetto fra genitori e figli. Onora il padre
Ed è ancora Alice Miller che dice, quarto comandamento, abolitelo. I figli naturalmente sono amanti e adoranti dei genitori perché è la loro identità. Il genitore è la sua identità, è la sua identità. Non può non amarlo, come in qualche modo perché lo riguarda. Sono i genitori che devono imparare a onorare i figli, perché nel rispetto che danno ai figli avremo rispetto per la salute e per la generazione. Ma il lupo non rispetta mai l'agnello nella scena delle acque, che è la scena delle generazioni. È sempre colpa dell'agnello, è colpa sua, se finisce male. Ci sono molte questioni connesse. Prima parlavi del bullismo, no? Cioè proprio, in effetti bisogna capire che dalla famiglia, dalle violenze, dalla mancanza di rispetto del bambino in famiglia, appunto prendendo anche come dice Miller, che nasce poi quella violenza, che non solo violenza fisica ma anche la violenza psicologica, si paga. Ma visto che alla fine le cose vengono fuori, perché quando un insegnante sgrida il bullo lo va a dire a papà, viene papà e picchia l'insegnante, allora chi è il bullo? Il bambino, il genitore. Allora a questo punto la cosa si ripropone in una dimensione anche troppo evidente. Quindi Rita, lo diamo ai genitori. Se vogliamo, questo tabù comunque c'è sempre stato, anche per esempio, no, quando Freud teorizza, diciamo, che il figlio che insomma, desidera, no, il genitore, e che non sia, che non è viceversa, cioè come se l'inversione che è dovuta, diciamo, probabilmente anche alla situazione, cioè culturale, storica dell'epoca, non si poteva, non si sarebbe potuto mai dire che non è possibile una cosa già del adesso genere. La psicanalisi, cioè, è stata messa da parte dicendo che è superata, ma in realtà non è proprio neanche stata capita. Nelle cose più essenziali, perché quando si parla del mito dell'Edipo, lo conoscete apparentemente, cioè che il figlio maschio tenderebbe a esautorare il padre e a voler sposare la madre, e quando in realtà, come abbiamo visto anche già nel mito di Gea, Urano e Crono, è la madre che in qualche modo nella realtà clinica, come se fate un po' di pratica negli ospedali, vedete, quando il marito va in pensione, mamma, la moglie gli dice fatti un giro perché a casa non ti sopporto, e c'è la figlia sposata, il figlio che si vuole sposare, lo piccolo che ancora raccolla, e alla fine cosa fa? Si ammala il marito, muore, tutti i figli stanno presso la madre, fondamentalmente, e qualcuno divorzia e gli porta le camicie da pulire. In poche parole, è nella natura effettiva dei poteri affettivi, è molto più facile che muoia prima il marito, il maschio, perché non ha partorito, non ha quel legame emotivo forte che allunga la vita, perché il tempo è relazione, intensità di relazione allunga la vita di 4-5 anni in più rispetto ai maschi, ma solo per quello, perché comunque c'è un'intensità di rapporto con i figli maggiore, e nella relazione umana che possiamo migliorare la qualità, come diceva la pubblicità della Telecom, finché è condannato a morte telefona, non muore. Finché siamo in contatto nella relazione con l'altro, abbiamo la possibilità di vivere, ma noi questa ce lo dobbiamo garantire, non dobbiamo vergognarci di voler invecchiare. Non è una colpa, come ci fanno sembrare, che l'Italia sia un paese di vecchi, meno male, è una cosa buona l'abbiamo fatta, no? L'Italia non fa figli, ma cazzo, siamo anche un po' tanti, qua siamo, sembra il Giappone, per una padana, cioè no, non ce la possiamo fare. Facciamo al massimo 2 figli, per coppia stiamo bene, recuperiamo un pochino, no? Non manca niente. No, bisogna, è chi produce profitto per i ricchi. Facciamo venire allora dall'esterno gli schiavi. Ecco. Allora, abbiamo questa totale mancanza di rispetto per noi stessi. È una distruttività, veramente, non ce la possiamo più permettere. Ci vuole coraggio, sfacciataggine, orgoglio, gioia e violenza. Ci vuole anche la violenza. E togliere i crocifissi. Perché effettivamente è una delle cose più oscene che siano mai state inventate. Abbiamo avuto un sacco di stimoli.